Sapete, signore e signori, che cos'è questo? Questo volantino bianco è il patto di sangue. È l'accordo firmato dall'allora governo italiano con il primo ministro belga Van Acker. Era il 23 giugno 1946, nelle miniere di carbone, dove la vita valeva un tozzo di preta nera. 50.000 uomini in un anno in cambio di carbone. Carbone per lo Stato italiano, si intende, eh? Imparate le lingue e andate all'estero, ci diceva De Gasperi. E così cominciò la nostra storia. Così cominciammo ad esportare poveri per reimportare cadaveri. Tutto questo, signore e signori, si chiamava Accordo Uomo Carbone. Materiali. Ma quello lo si fa a turno. Scende! Anto, andiamoci. Andrò. Andò, ce ne vogliamo a letto, usciamo da qua. Ma andiamocene, Sandro, ma che ti sei bevuto il cervello? Ma andiamo a dove, dai? Metti il casco, dai, prendilo e mettilo in testa, su. Tanto certo, tu non capisci. Sandro, prendi il casco, mettilo in testa. Qua Sandro, mi sento prendi male. Il casco e mettilo in testa. Mi sento male qua sotto. Tu smettila. Tu non sei malato. Tu non sei malato. Non mi toccare papà. Dai. Sandro, lo sai, Sandro. Vuoi sapere una cosa, papà? No, Sandro, non mi toccare papà. Lo vuoi sapere? Sandro. Dai. Papà, il casco. Sandro. Ce l'aveva in testa. Sandro. Ed è morto lo stesso! Basta! In posizione! Dai! Dai, lavorare! Dice che non rispettate le norme di sicurezza. E che andate giù senza il casco. È vero? Ma non è vero, no. E allora adesso lo dico a te. Domani mattina puntuali, attrezzatura in ordine, casco sulla testa. Se no passate un guaio. È chiaro? Diamo la baracca nostra, dai! Oh, stronzo! Poi, sentito che ha detto quello? Quello parlava con me, ma ce l'aveva con te! E allora? E allora si deve mettere quel cazzo di casco! Ancora con il casco, la smetti, eh? Allora. Il casco non me lo voglio mettere! Oh, non me lo volete smettere o no? Se no, ma quei due tornano di qua! Che cosa è? Il contratto prevede 5 anni di miniera. Con l'obbligo di farne almeno uno completo. Tu da qua non te ne vai. Se poco a poco ti viene voglia di rescinderlo il contratto, te ne vai dritto dritto ai campi di lavoro. T'arrestano!